L'ormai ex cavaliere del trono Over presenta la donna che l'ha conquistato nella sua nuova intervista sul magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. Marcello Messina ha lasciato Uomini e Donne dopo aver incontrato la sua anima gemella fuori dagli studi televisivi. Il cavaliere ha annunciato di aver trovato l'amore, solo una settimana dopo aver dichiarato di voler abbandonare il programma. Con un outfit elegantissimo e tanta commozione, si è seduto al centro studio rivelando di aver iniziato una conoscenza lontano dalle telecamere. Proprio per questo, non potrà continuare a far parte del parterre, ovviamente. Il suo annuncio ha generato non pochi sospetti sia dentro che fuori il programma. Nonostante ciò, Marcello Messina oggi è felice con la sua nuova fidanzata. Sembra che la sua vecchia storia d'amore non gli permettesse di vivere nuove relazioni con serenità. Armando Incarnato l'ha anche accusato di avere una donna fuori ad attenderlo. Il fatto che abbia annunciato velocemente, dopo aver conosciuto questa ragazza da poco tempo, la sua uscita di scena, ha destato non pochi sospetti. Ma a Marcello poco importa e oggi presenta la sua fidanzata, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La donna che sta a fianco all'ormai ex cavaliere si chiama Viviana e sul settimanale è possibile anche vedere le sue foto. Si tratta di una ragazza con i tratti scuri, capelli e occhi castani. Su Instagram è stato facile individuare il suo profilo, visto che ha condiviso due giorni fa un video che la ritrae con il cane di Marcello, un Amstaff. La fidanzata di Messina è originaria del Salento e vive a Torino. Fa l'oculista e sui social appare come ragazza serena e spensierata. Marcello e Viviana condividono gran parte delle loro vite insieme. Lui stesso racconta che la sua dolce metà è molto presente e vive con lui la quotidianità. Sente comunque la mancanza di tutte le persone che ha conosciuto dietro le quinte del programma di Maria De Filippi. Non ha però nostalgia dei suoi colleghi e, ovviamente, non rimpiange gli scontri con Armando. Conferma di non aver mai parlato di Viviana come un grande amore, bensì del loro rapporto.